Ciao a tutti, a tutte, a tutto ciò che c'è in mezzo. Campionato mondiale maschile Under 23, Lovanio, Maurone Schmid, l'ultimo superstite di una bella azione nata nella parte di percorso che si sviluppa nelle Fiandre, ma ora siamo qua sul circuito finale di Lovanio. Dietro sta controllando l'Olanda per la volata di Olaf Kooi, ma dal gruppo riesce a uscire il lussemburghese Arthur Kluckers, che raggiunge Schmid e si mette a collaborare con lui quando si arriva sullo strappo di Wimpers. In questo esatto momento, Filippo Baroncini da Massa Lombarda sta facendo la sua mossa e ancora non lo sa, ma sta andando a conquistare la maglia iridata. Eccolo qui l'attacco di Filippo a 5,8 dall'arrivo su questo strappettino che è solo di 360 metri, sul quale è veramente difficile fare la differenza. Filippo dà una strappata fantastica, potentissima, ma riesce a prendere solo qualche metro. Ha però la forza di continuare l'azione, perché Filippo è un corridore molto completo. Si è piazzato nei top 10 sia alla cronometro dell'europeo che a quella del mondiale. E allora, dopo lo scatto da finisseur puro, da Philippe Gilbert, riesce a tenere e piano piano a porre sempre più gap fra sé e gli avversari. Il francese che stava cercando di seguirlo infatti si schianta contro il vento, a differenza di Pippo, e in questo momento la sfida a chi tira un metro in meno degli altri fra Belgio e Olanda si risolve in una guardata collettiva. Ci si guarda, ci si ferma quei 3-4 secondi, qualcun altro deve rilanciare, ma l'azione non è organica, collettiva. Questo e i blocchi che farà successivamente gli ultimi 5 km l'Italia attraverso tutti i compagni di Baroncini rimasti dietro nel gruppetto solo con l'esplicito obiettivo di bloccare ogni tentativo avversario, Filippone se ne può andare via, via verso la maglia iridata, via verso un altro successo italiano. Quando cazzo finisce st'estate? A novembre, mi va benissimo, torniamo pure in spiaggia se serve. Arrivederci e grazie. Baroncini prende 10 secondi e li mantiene fino alla fine grazie ai blocchi dietro e a due gambe spaziali, secondo solo dietro Thibaut Nys all'europeo. Oggi a Leuven Filippo diventa campione del mondo. Dietro di lui nella volata si imporrà l'eritreo Girmay, talentissimo, che consegna la prima medaglia mondiale all'Eritrea nella sua storia. Arriverà solo terzo olandese Kooi, mentre Pippo non ci crede. Nato il 26 agosto 2000, ho pochi dubbi che questo sia il giorno migliore di tutti questi 21 anni della sua giovanissima vita, che speriamo gli riserverà un grande futuro nel ciclismo. Le lacrime del nuovo campione, che ci dimostra che in questo percorso si può partire a 5 km dalla fine e arrivare da soli. Era proprio ciò che volevamo vedere a questa gara, perché su questo percorso pieno di mangia e bevi, di rilanci continui, circuiti cittadini, dopo tanti tanti chilometri, e quelli della prova elite ovviamente saranno tantissimi, serve essere veramente speciali e avere una grandissima gamba per riuscire ad andarsene. Ma se ce l'hai, a quel punto puoi fare una grossissima differenza anche su dei piccoli zampillotti, anche su terreni che non sembrerebbero offrire grandi possibilità di fare gap. È la vittoria perfetta per Pippo. E per favore, qualsiasi italiano mi stia ascoltando in questo momento, per favore, se fai un figlio, chiamalo Filippo. Chiamiamoci tutti Filippo se serve. Voglio una nazione intera di Filippi. Ed è un ennesimo grande successo di squadra per il team Italia, ancora una volta una gestione perfetta, con Colnaghi che era andato in fuga e si teneva buono per la volata, e non appena è fallito il tentativo di fuga, Baroncini ha saputo cogliere l'attimo e i compagni dietro l'hanno aiutato alla perfezione. Questa è una grande vittoria di squadra, questo è il team Italia, mentre questo splendido ragazzo è uno dei nostri migliori prospetti ed è anche l'uomo più felice del mondo. Stamattina per Strandhagenes ha lasciato a sua volta tutti lì, secondo alla Philippe 2.0, cioè Romain Grégoire, non pervenuto Sian Uytebroeks, il grande favorito di entrambe le prove, cronometro e prova in linea. I suoi malanni fisici non gli hanno permesso di portare a casa una medaglia in casa. Settimo Manuel Oioli, che ha fatto veramente veramente bene, una gara orgogliosa e intelligente, un gran bel corridore. Follower di Pietre, un saluto a Manuel e complimenti, non vediamo l'ora di vederti su altri palcoscenici. Domani le prove femminili e la preview della prova maschile su Pietre. In realtà non avevo il tempo di fare questo video, ma l'ho fatto lo stesso perché è stata una bellissima gara, tra l'altro ricchissima di cadute, di casino, un perfetto antipasto secondo me per quello che ci aspetta domenica. E poi ovviamente continuiamo a vedere azzurro sulle linee d'arrivo. Quanto mi rendete fiero, ragazzi. Grandissimo Filippo, grandissima Italia, in qualche modo riusciamo sempre a fregarli. Ich genieße als ein Eagle. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao.